Nazzo amici di Ornitologia in Live, benvenuti sul mio canale. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scusate l'assenza. Stamattina grande sfogo di ergia, nel senso che volevo dirvene due. Social e ornitologia, ma direi social e basta. Ma qualcuno mi spiega perché diventate tutti enormi dietro una tastiera, diventate tutti. Qualcuno me lo spiega. Io non riesco a comprendere. Proprio non ci riesco. Qualcuno mi deve spiegare perché dietro una tastiera diventate tutti enormi. Andiamo a spiegare. Io gestisco, perché non è mio, il gruppo Canarini su Facebook. Come gestisco altri gruppi, ma si gestiscono quasi soli, perché io vado a togliere giusto il post, quello che insulta, chi dice le parolacce. Chi non è. Sì, perché sono rompiscatole io. Se qualcuno è stato tolto da quel gruppo perché ha scritto una battutina sotto un post, magari di qualcuno che ha fatto una richiesta esplicita e non è utile, lo butto fuori o lo silenzio, a come mi gira. Sì, a come mi gira, perché magari sono pure io in quel momento elettrico, vedo una cosa del genere e mi girano pure a me. Allora, io posso capire che un allevatore che ha sentito mille volte su sti cacchio di gruppi le stesse cose, io sono 10 anni che sento le stesse cose su quel gruppo. E c'ho da dire anche su questo, Le stesse cose cosa sono? Il mio canarino è così, il mio canarino con le ali, sbatte le ali quando sto sul posatoio. Il mio canarino si fa il bagnetto, il mio canarino così, mangia in questo modo. Il canarino. Mi hanno venduto il canarino maschio, però non canta. Perché non canta? Ma è triste, canarino triste. Anche io ci avrei da dire. E mi scapperebbe da scrivere, ma vai a leggere come cacchio se tiene un canarino, perché, come, non umanizzate gli animali. Perché ci sono due tipologie c'è chi alleva, chi tiene gli animali per pet. E poi ci sono gli animalari, quelli che umanizzano gli animali, ciao, è la fine. Poi c'è chi sa e si crede il detentore della verità assoluta, cosa che non voglio fare io. E comincia a prendere proprio a male parole chi magari vede una cosa strana. Invece di insultarlo o di prenderlo a male parole o di dire: senti, Jimmy Fontana, senti, guarda, stai sbagliando, non te la prendere a male, ma vedi che così poi ti assaliscono, roba. Ma prenderlo proprio in privato, se non riesci a prenderlo nei commenti, gli dici: senti, ti posso spiegare gentilmente come si fanno queste cose, perché stai nettamente sbagliando. E così vai a ledere la salute e il benessere dell'uccellino. Poi se quello ti risponde a male parole, no, perché bibuba, dice: va bene, non ho detto nulla. Screenshot, manda a me sul gruppo. Ma il screenshot è quello che sta succedendo, che questo non vuole, si è messo sul gruppo e non vuole neanche i consigli, ed è un coso, è un conto. Ma perché rispondere male a un'offesa, quello e quell'altro? Su sti gruppi diventate tutti delle bestie. Poi dice: esiste il bullismo sui social e boh.
c'è gente che neanche sa scrivere, e io sono uno di quelli. Poi c'è gente che non sa usare i social e non capisce quando uno gli sta dicendo una cosa o un'altra, o dove deve postarlo. Sotto un mio post che parlavo del gruppo in sé, di non fare certe cose, mi hanno scritto: ah, sicuramente è maschio, se soffri sotto mandi una foto, vediamo. Chissà dove stava rispondendo questo. Raga, io sono stufo. Scusatemi lo sfogo, ma sono stufo. Ma prima di scrivere, cioè, è come sui social, è come se siete in piazza e urlate in piazza. Io capisco che stamattina sono preso, non c'è un velo logico in tutto quello che sto dicendo, però vi rendete conto che quando scrivete su un social, ragazzuoli miei, è come se siete in piazza e urlate quello che state dicendo, o urlate, parlate in piazza. È normale che quello del vicino o del là, giusto che siete nello stesso contesto in quella piazza, viene e dice A, B, C. Quindi prima di postare una foto, provate a pensare, ma non è che se quello così e quello mi risponde cos'ha. Purtroppo sui social ci sono tante persone così, mi rendo conto che ci sono pure persone brave che cercano consigli. Magari avete postato una foto dell'uccellino dove sta male, arriva quell'altro giù e gli dice: ah, c'è la cacca a terra. Ma va, è un uccellino, è normale che fa la cacca a terra. Lo cambierò sicuramente, non è che ora è così e sarà così per sempre. Però l'immaginario delle persone, arriva la foto con la cacca sotto, che ancora magari non avete cambiato l'uccellino, ma il primo pensiero era: cosa cacchio è successo? Magari lo stavate per cambiare l'uccellino, avete fatto la foto al volo. No, l'immaginario delle persone arriva: ecco, lo tieni da schifo. No, non ci riescono le persone. Io vedi un po' le cose, è successo un tempo dietro, è stata presa una foto di una margherita che era tutta storpia. Hanno scritto sotto sta foto di sta margherita: ah, guardate, dopo tot anni a Hiroshima ancora le margherite nascono così. Tutti a commentare: oh, la radiazione, mamma mia. Senza porsi la domanda del: ma questa foto è sul serio di Hiroshima? Infatti la foto non era, la foto era realistica, era sul serio una margherita che era nata malforme, ma non era nata da Hiroshima. Quindi se dalla foto togliete il contesto, non sapete cosa c'è dietro quella foto. Perché parlate? Perché vi esprimete? Perché vedete una cosa, un'immagine con una scritta sotto e la date per vera assoluta? Perché sui social accade questo? Io capisco che il cervello funziona per logica semplice e cerca di dare per scontato le cose e risponde logicamente. Oh, scusatemi che tremo ora perché sono su una pavimentazione sassosa. Capisco che i social sono così, il cervello reagisce così, ma riuscite a essere leggermente, ma leggermente, un minimo sforzo. Posso capire che guardate magari i social quei 5 minuti che siete seduti sul cesso, oppure siete in cucina, state guardando 5 minuti velocemente quel contenuto, tenete la pietra e rispondete d'istinto. Ma anziché farvi prendere per il culo, non potete prima, preventivamente, dici: fammi vedere bene quello che l'utente sta dicendo, magari posso essere utile, e poi ponderate e rispondete.
sembrerete sicuramente persone più educate, più intelligenti e più tutto. E ce l'ho sempre con anche, ce l'ho, io non ce l'ho con nessuno in realtà, però mi fate scoppiare. Sapete tutti, infatti avevo fatto, quando sto canale è ripartito l'anno scorso più o meno verso dicembre, verso sti tempi, ad aprile avevo cominciato a fare qualche live, ma avevo cominciato con un video di questi e avevo scritto: quanto costa un canarino? Ma è successo il finimondo sotto quel video, lo ritrovate il video sotto YouTube del mio sfogo, anche sotto il mio sfogo su YouTube è successo il finimondo, qualcuno mi dava ragione, qualcuno mi dava del cretino, e sui social è successo il finimondo sotto il post del video dove mi dicevano: eh sì, però gli allevatori, così e quello e quell'altro. Io spiegavo in quel video perché un canarino ha un costo elevato oppure no. Mi spiego, andate in un negozio dove il negoziante ha comprato 100, 200, 300 canarini de botto, li avrà pagati a 7 euro, 5 euro, 10 euro l'uno, dipende poi da la quantità che ne ha presi, e lui da lì ne fa un prezzo. Magari saranno 15, 20 euro secondo il suo immaginario, il suo... lui è un venditore, magari usa la strategia o l'uccellino giusto per vendergli anche la gabbia, e quindi scruterà la vostra intenzione quando voi andate a comprare l'uccellino. Se vedete che riesce ad attaccarvi pure la gabbia, magari vi sconta l'uccellino, magari no, vi vende solo l'uccellino e vi dice 20 euro. Su quei 100, 200, 300 uccellini comprati, il venditore non sa nulla di quegli animali, a volte non sa neanche a che servono gli anellini che sono attaccati, e magari avrà uccellini del 2017, 2019, 2020, siamo nel 2021, e per lui saranno tutti in ugual modo uguali. Anche se ha per diritti e tutto, deve pulire le gabbie tutti i giorni, ogni volta che gli arrivano gli uccellini, cose, poi si deve vedere se qualcuno lo fa. Io sono per il buon senso e per i negozi che fanno tutte queste cose, ma a volte accade che nonostante la pulizia e tutto, in quelle gabbie ci passano 200, 300 uccellini e ci sono anche delle malattie. Andate a prendere degli animali provenienti dal mio, faccio un esempio, dall'allevamento dell'amico Raffaele Esposito, uccellini dall'allevamento di Tizio, di Caia, di Sempronio, tutti insieme, e questi uccellini si passeranno le varie patologie che ci sono virali nel nostro mondo. Quindi voi andate a dare 20 euro al negoziante. Non è che vi voglio sconsigliare di andare dal negoziante, vi sto dicendo che comunque sono uccellini tutti mischiati. Avete pagato 20 euro per tutto ciò, però le cose vanno dette. Poi andate dal lavoratore e gli dite: quanto costa un canarino? Senza chiedergli quanti ne volete, quanti non ne volete. Allora vi dice: di base 30 euro. Se è caro. Non capite che dietro quel 30 euro c'è un allevatore che ha preparato, ho acquistato da un altro allevatore un uccellino, magari l'ha pagato 30-35 euro, ha fatto le coppie, gli è stato da mangiare tutto l'inverno, gli ha fatto la precova, ci ha fatto fare le cove, gli ha dato bastoni che costano ormai un botto, mangimi ormai che sono arrivati alle stelle, è arrivato a
a fine stagione riproduttiva con animali che sono nati, cresciuti, li ha portati a muta, li ha portati adulti, pronti per la vendita per voi, e tutto questo in un anno, è passato un anno, tra mangimi, magari qualche malattia, magari veterinari, perché ragazzi, sì, gli animali vanno portati dai veterinari, non andate su Facebook, cos'ha il mio uccellino? Io vi risponderei, che ne so, aiutatemi in qualche modo, ok, ti sto aiutando, va dal veterinario, il mio aiuto è quello, vai dal veterinario. Io non lo capirò mai, perché parlare di veterinari diventa tabù. Ma sta a 40 km il mio veterinario, io trovo veterinari ovunque, voi trovate i veterinari sempre a 40 km, a 50, a 100, dove cacchio state? Ma pur che fosse, non vuoi portarlo dal veterinario, non comprare questi animali, comunque andate dagli allevatori, sei caro, ma come vi permettete? Ma mo stamattina mi girano, scusate i miei video lunghi, no, non ne facevo da tanto tempo. Ma come vi permettete? Come vi permettete? A dire a uno, è caro. Tu che ne sai? Che l'ho ritrovato in quel video, lo sto... Mi si era stoppato la registrazione. Stavo dicendo, tu che ne sai? Tu che ne sai? Quando ha pagato quell'allevatore per fare le mostre, quanti giri si è fatto per mettersi in gioco, che ne sai? Come ti permetti a giudicare, sono arrivato a casa nel frattempo, a giudicare quell'allevatore e dirgli, fare tu il prezzo a lui, ma come ti permetti? L'educazione, raga, io vado da qualcuno, quando costa, tot, me lo posso permettere? Sì, me lo posso permettere? No, punto, finita là, qual è il problema? Qual è il problema? Volete quella cosa lì? Quella cosa lì costa tot. Chi ha fatto il prezzo, che siete cari, che vada al negozio. Il negozio non avete quella qualità. Ma vado in macelleria, c'è la carne convenzionata. 10 polli a 5 euro e di fianco c'è il polletto ruspante del contadino portato, macellato dal macellaio, messo lì 5 euro un pollo, e sicuramente sarà la stessa cosa quando lo mettete nel piatto, lo cucinate sperando che lo cuciniate anche bene, perché come gli uccellini sperate che riuscite a mantenerli vivi e portarli in riproduzione. Su dal macellaio, se sapete cucinare mangiate bene, se no mangiate de merda, sia la carne brutta che la carne buona, sperando che riuscite a cucinarlo, quello è un tipo di carne fatta a massa, ammassata, quello, quell'altra non si sa da che provenienza, con tutte le leggi italiane, dall'altra parte avete la carne buona del contadino di zona. Stamattina è così, la magnate e magnate carne, quindi che dire, è proprio la stessa cosa, raga. Sui social un po' di educazione, un po' di rispetto, dietro quella tastierina ci sono delle persone in carne e ossa, non è che c'è qualche vostro parente, ci sono delle persone, ci sono dei ragazzini sui social, ci sono delle mamme, ci sono delle persone che gli hanno regalato l'uccellino, non si sono mai approcciate a sta cosa, ci sono degli animalari che loro umanizzano gli animali, quindi vanno presi, dovete essere degli psicologi prima di rispondere e valutare con chi state parlando. Che non si vede dietro lo schermo del cellulare, non si vede chi c'è, non riuscite ad approcciarvi, a guardarvi negli occhi e parlare con questa persona e spiegargli che vedi che funziona, purtroppo funziona così,
Non lo dico io. No, leggiti cosa le storie stronze, stupide. A cosa? Ma vi porta magari alla risoluzione del. A sto punto non parlate, fate più bella figura. Non rispondete, state sui social, io posto questo. Scusate lo sfogo oggi, sfogo social. Ogni tanto sul mio canale si è visto lo sfogo social, secondo me ci vuole, ma io non riuscirò mai, mai a capire che ci avete in testa e perché rispondete sempre male, male, male. Raga, datevi una calmata. Siamo tutti su sta terra. Non c'è bisogno di ammazzarvi. Anche perché poi se eravate faccia a faccia, no? State zitti. Andavate via. Non parlate poi di fronte a una persona così. Non siete così. In realtà, non siete così. Io non credo che se io vengo lì da persona, voi siete in questa maniera. Persone così orrende, da come il social vi fa diventare. Quindi siate le persone che siete nella vita reale. Cercate a essere persone normali. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Scusate lo sfogo. La mia premiere finisce qui. Ciao belli.